quotidiano.it, ma soprattutto amici di FQ Magazine, voi vedete come al solito Claudia Rossi, io, Andrea Conti, ma soprattutto è venuto a trovarci dalla macchina Stefano De Martino, quindi oggi tutto è possibile. Ciao Stefano. Dalla macchina, Ciao come Stefano, grazie. luogo non ben specificato. In un non luogo, da un non In un non luogo luogo. ci sta parlando Stefano De Martino. No, siamo molto contenti di averti Intanto con noi, Stefano. siamo felicissimi che tu sia qua, ti abbiamo rincorso per tanto tempo, ma siamo felici finalmente. Poi, tra l'altro, piccola parentesi, Claudia, concedimela. Mia madre non si sbilancia mai, non mi chiede mai interviste, ma l'unica che mi chiede è sempre Stefano. Mi ha detto, devi intervistare Stefano De Martino. Guarda, quello è il mio Vabbè. target. Tua madre, se proprio dobbiamo dirla tutta, la mia ieri mi ha detto: ma vatti a fare i capelli. E ho detto: no, È un pieno target. Bene, È la ragazzi, cosa che mi rende più felice, perché abbiamo poi alla fine le madri sono quelle che gestiscono il telecomando a casa, capito? Quindi quando mi tanti argomenti. Bravo, dicono, oh, guarda che mia madre, verissimo. dico, benissimo così. Proprio vero, proprio vero. Vabbè, qui abbiamo praticamente il re di Rai 2 e oggi Sì, abbiamo Andrea Conti. Andrea Conti, il re di Rai 2, non mi dice nulla, ma No, di come? Rai 1, semmai l'altro parente. Vabbè. Rai 1. No, ragazzi, oggi abbiamo un sacco di argomenti di cui parlare, perché Stefano che ne fa già tantissime, sappiamo che vabbè, è un grande ballerino, il suo curriculum parla da solo, per cui insomma non c'è bisogno di ricordarvi l'esperienza a New York, i vari tour e poi insomma l'approdo ad Amici, adesso in un'altra veste rispetto a quella con la quale ha cominciato, oggi conduttore di ben due programmi e arriverà anche un altro programma, poi passeremo al cinema perché c'è anche la sorpresa del cinema. Ma io vorrei iniziare, Andrea, proprio dalla musica. Eh sì, perché proprio da ieri è stato diffuso il promo di Tim e Sammy Rizz, il nuovo programma musicale di Rai 2, che sarà appunto in tre location, quindi Roma, Porto Piccolo, Trieste e Rimini, e andrà in onda su Rai 2 ogni giovedì. Stefano, tu sarai insieme ad Andrea De Logu, che è un'altra amica che è Ciao venuta a Andrea! trovarti, anche amica nostra. Cosa puoi anticiparci? Insomma, sicuramente saranno i grandi protagonisti dell'estate, questo è l'inizio. Allora, Tim Sammeritz si pone come obiettivo quello di diciamo, scegliere, trovare la hit dell'estate, no? Cercare la hit dell'estate. Mi pare che quest'estate ce ne siano molte, insomma, anche nella musica italiana c'è quasi un trend di ricerca costante del tormentone estivo, no? Dai più grandi ai più giovani. Sono tutti coinvolti in questa missione, chiamiamola così, Vero. che ricorda insomma un po' i festival musicali degli anni 90 e quindi questo è il nostro obiettivo, riportare un po' quello spirito di un grande festival estivo che celebra la musica italiana con degli ospiti internazionali di cui non vi posso dire ancora nulla, ma so che ogni settimana ci sarà qualcuno che ci viene a trovare, insomma. Dall'estero, sono tutti nomi molto grandi. Abbiamo un bel. Mi stanno scrivendo nel frattempo, non dire troppo, lo dico perché così vedete. Ma noi siamo tra amici, siamo pochi, poi, Sì, tranquillo. E quindi esatto. niente, basta, questo è tutto. Non mi posso dire Finito, praticamente. nulla. Però Cioè. conduciamo io e Andrea De Logu, team grande partner di questa iniziativa. Partiremo da Piazza del Popolo, andremo poi a Rimini, poi a Porto Piccolo. Insomma, sarà un'estate all'insegna della musica dal vivo e dopo, insomma, mi sento di dire, dopo questi anni, ce n'è veramente tanto bisogno. Hai perfettamente ragione ed è per questo che abbiamo voluto cominciare da qui, proprio dai live, no? Che stanno ripartendo per fortuna. Quindi, ragazzi, mi raccomando, andiamo, andate, comprate i biglietti, torniamo a vedere la musica dal vivo perché ne abbiamo voglia e il settore ha veramente bisogno di noi. Quindi, insomma, è una Bisogno. cosa che ci regaliamo e facciamo un regalo ai tanti che lavorano in questo settore. Stefano, che Esatto. rapporto hai con i tormentoni tu? Cioè, quando li senti, cambi la radio, cambi canale Ma oppure. ne stai canticchiando qualcuno, magari già? In realtà mi lascio molto affascinare dal tormentone, non sono così, io sono veramente onnivoro in tema di musica, ascolto qualsiasi cosa, mi piace insomma crearmi delle playlist, soprattutto durante i viaggi in macchina e spesso anche adesso
ad esempio su Spotify c'è una playlist che è Estate Italiana, che seguo spesso, appunto ti mette già di buon umore perché ripesca dei tormentoni del passato e ti propone quelli che saranno i tormentoni di quest'estate. Insomma, ci sono anche parecchie uscite in questa settimana, ho Eh visto sì, Fedez, sì. Tananai e la Sattei, insomma ci sono Marasatei. parecchi che già sono in lizza, secondo me, per prendersi questo titolo di tormentone. Lo scettro. Andrea, andiamo un attimo al Sì. cinema, però, perché Stefano ci sta preparando un'altra sorpresa come attore. Esatto, perché ieri tutte le sale potrete andare a vederlo nel film Il giorno più bello, dove Stefano interpreta il ruolo di Pierre che si sposa con Chiara, interpretata da Fiammetta Cicogna. Ma in questo matrimonio succedono delle cose un po' strane, anche perché i protagonisti sono Luca e Paolo. Stefano, cosa puoi dirci per chi anche vuole venire a vedervi al cinema? Questo matrimonio è un po' movimentato, però. Molto movimentato, diciamo che intanto è un remake di una commedia francese che si intitola C'est la vie, molto molto bella e che ha avuto molto successo in Francia. Quindi è praticamente la traduzione in italiano dei costumi, degli usi tipicamente della famiglia italiana snocciolati all'interno di una trama, insomma, di un matrimonio, quindi c'è molta, secondo me, ci sarà molta identificazione da parte di quelli che lo andranno a guardare, perché tutti abbiamo uno zio, un parente, un suocero, un matrimonio a cui siamo stati, in cui sono successe le peggio cose. È un matrimonio all'italiana molto divertente, mi piace perché è una comicità molto garbata, quindi è anche, insomma, un film che mette d'accordo un po' tutta la famiglia, ci si possono portare i bambini al cinema. So che si fa fatica, insomma, in questo periodo dell'anno Sì. solitamente ad andare al cinema, quindi vi dico che c'è l'aria condizionata e che quindi è uno dei, È vero. una de, è uno dei punti, insomma, di ristoro della città. Se siete ancora in città, e sicuramente siete ancora in città tutti, perché giugno ormai è lavorativo per tutti, e niente, andate al cinema a vedere, non me, perché io faccio veramente piccole cose. Cioè io ironicamente l'altro giorno in conferenza stampa ho detto io sono qua perché mancava, ecco, come quando manca uno a calcetto, ti telefono, dice guarda, devi venire perché meglio tu che nessun altro, semplicemente perché tutti gli altri ovviamente hanno parecchi film sulle spalle e sono degli attori, io invece faccio diciamo, dico di fare altro. Cioè, quando faccio cinema dico che io mi occupo di televisione, quando parlo di televisione dico che in realtà io faccio danza e viceversa. Ma sono semplicemente degli alibi per questa, insomma, questo modo di non sentirsi all'altezza che forse mi protegge un poco dalla disgrazia. Quindi niente, è un film molto divertente. C'è Carlo Bucci Rosso, Luca e Sì, Paolo sono i protagonisti ed è anche veramente la commedia lodo che... dello stato sociale. Eh Stato sociale, sì, sono veramente un bel cast, ci siamo divertiti molto, faceva veramente tanto caldo quando l'abbiamo girato, immagino. l'estate Come scorsa. un matrimonio vero, Eh Stefano, sì, perché è un matrimonio vero, esatto. che però è durato 6 settimane di sette, quindi Beh, mi vabbè, sono lungo. vestito da sposo per 6 settimane e l'Autan si sprecava, insomma, era la cosa più servita durante il catering, era l'Autan. Potrebbe essere una scena di Stranger Things perché c'è un po' di horror in Esatto. questa cosa di stare lì 6 settimane come vestiti, però vabbè. No, ragazzi, a proposito di cinema, di nuovo andateci al cinema, anche perché non possiamo fare sta figura che i film americani li andiamo a vedere e quelli italiani no, ma che cos'è? È una storia che Quindi non diciamo c'è. così, per essere più onesti intellettualmente, se avete già visto Top Gun, perché Bravo, tanto voglio dire, esattamente. l'avrete già visto, non mi chiedo di scegliere se il nostro film è Top Gun, ma se avete già visto Top Gun, andate anche a vedere Il giorno più bello, Esattamente. quasi come se Giusto. fosse una bonus track, diciamo, Bravo forse. Stefano, Anche esattamente. perché, cioè, l'unica cosa degna di nota che ho fatto è volare 25 metri in alto, attaccato a un pallone termostatico,
Era così divertente che poi alla fine c'era uno stuntman che non abbiamo utilizzato, quindi l'unica cosa che posso, il mio Ma unico veramente? supporto al cinema è stato questo volo che ho fatto, Ma dai, ma e non è quindi vero, ma per favore. No, allora in realtà lui dice che appunto si giustifica quando fa il conduttore, dice che fa il ballerino, adesso sta facendo l'attore, dice che fa il conduttore, però se i dati sono dati, quindi noi quello guardiamo, il successo che hai, Stefano, dice il contrario, cioè che tu riesci a fare queste cose in maniera, non solo a farle bene, ma a risultare molto credibile per il pubblico, perché si sono affezionati tantissimo nel corso del tempo. La tua non è, c'è gavetta dietro, c'è sacrificio, e quindi insomma, che rapporto hai con la gente che ti segue? Come la vivi questa cosa di essere comunque molto amato, perché c'è tanto affetto da parte Ma del pubblico? guarda, nel mio caso, perché poi tutti i corsi lavorativi, i percorsi, le carriere sono tutte diverse, però nel mio caso c'è veramente una quota di coinvolgimento del pubblico in questo percorso veramente molto alta, perché io ho avuto la fortuna, che poi è stata anche un po' una sfortuna, se vogliamo, perché sai, essere noti da giovani è sempre un'arma a doppio taglio, perché comunque per forza di cose non sei ancora a fuoco, non hai bene in mente quello che vuoi fare della tua vita e soprattutto non hai gli strumenti per gestirlo poi, quell'ondata di notorietà, che poi la fama è un'altra cosa, te la crei con il lavoro, però la notorietà ormai te la regalano. E quindi essere noti comunque a 18 anni, da un lato ti espone al giudizio di persone in un momento di vita in cui tu necessariamente non sei ancora strutturato, però dall'altro lato, adesso vengo alla lista dei pro, c'è un coinvolgimento da parte del pubblico che si sente giustamente parte di questo successo, che in qualche modo ti porta avanti. Di volta in volta ti promuove, ti spinge, ti incoraggia, e quindi sono molto legato alle persone. Mi piace proprio quando le incontro e mi dicono che guardano magari Stasera tutto è possibile, il martedì sera con i bambini, con le nonne, oppure che mi dicono io ti seguo dai tempi di Amici, che sono comunque già 11 anni fa, Eh sì. ed è una cosa che mi motiva molto, perché poi possiamo studiare tantissimo, possiamo utilizzare le strategie di lavoro migliori del mondo, essere dei grandissimi venditori di fumo, ma poi soprattutto la televisione è uno strumento che è un po' una lente di ingrandimento, no? Quindi mette in luce sia i grandi pregi che i grandi difetti delle persone che ci lavorano, e avere il supporto del pubblico è fondamentale, anche perché veramente senza di loro non avrebbe senso farlo questo mestiere. Non Però diciamo, sai. Stefano, e qua mi collego anche al tuo monologo delle Iene. Un elemento del successo può essere anche la normalità, no? Tu alle Iene in Certo, questo assolutamente. monologo hai parlato della fiera del superlativo che stiamo vivendo in questo periodo, in questi eccessi in larga scala, che crea dei modelli di bellezza, di fama, di ricchezza eccessivi. E tu dici, ragazzi, l'importante è essere ordinari, essere normali. Stefano, tu hai vissuto sulla tua pelle queste cose, cioè nel senso anche il fatto di Guarda, percepire anche intorno a te questa cosa. sì, ma anche nel mio stesso lavoro vedo che c'è spesso e volentieri, e io i primi approcci ovviamente alla conduzione stessa, alla scrittura dei programmi, sono stati influenzati un po' dal contorno, no? Io vedo che c'è molta foga di rivoluzionare, e molto spesso ho notato che insomma, a volte pur di fare qualcosa di diverso, si rischia di fare qualcosa di strano, di controverso, che faccia rumore ad ogni costo, che sia veramente scioccante in qualche senso, per avere voce in capitolo. Invece poi pian piano mi sono reso conto che mi era più congeniale fare delle cose più normali, cioè nel senso una televisione semplice, non banale, nel senso semplicità come complessità risolta, ecco, quello è il Certo. senso. La normalità dei miei programmi, il modo in cui ci approcciamo alle cose, è il manifesto di
di persone che lavorano a delle cose che non vogliono essere necessariamente rivoluzionari, ma magari vogliono portare avanti una tradizione di televisione italiana che è quella che ci ha cresciuti, insomma, che ci ha anche educato. Tu fai riferimento a Barstella e a Renzo Arbore, alla scuola di Renzo Arbore. Esatto, anche quello, quando magari vedo che invece ci sono persone che provano a innovare, e dico meno male che ci siano, perché altrimenti saremmo tutti dei nostalgici, un po' come lo sono io, però dico forse c'è spazio per tutti, e quindi ci sta che ci siano delle persone super innovative, ci sta che altre persone come me, nella normalità di questa impresa, portino avanti delle cose che sono state fatte in passato e che quindi cerchino semplicemente di aggiornarle o di renderle fruibili nei tempi in cui viviamo, anche perché io poi credo nelle opere classiche, nel senso che spesso il classico viene scambiato per vecchio, invece le opere classiche sono quelle che vero, sono capaci di parlare agli uomini di tutti i tempi, no? Cioè, l'abbiamo visto adesso, appunto, quando si scriveva della peste, abbiamo visto che era super calzante con i fatti di attualità e di cronaca degli ultimi anni, ma anche in positivo i grandi romanzi, le grandi storie classiche, alla fine si ripropongono sempre nel corso del tempo, poi magari cambia la terminologia, cambiano i personaggi, però le trame sono sempre le stesse, e questo è un po' quello che cerco di fare io. Mi rifaccio sempre ai classici del passato perché insomma rubo tutto quel lavoro creativo che c'è stato, perché invece di ricominciare da zero, come direbbe Massimo Troisi, per ricordarlo a pochi giorni dal suo anniversario della scomparsa, ricomincio da tre. Ecco, io quando parto ricomincio sempre un po' da tre, mai da zero. Dico vabbè, vediamo di questo genere qua che cosa di buono è stato fatto negli anni 60, 70, 80, 90, e cerchiamo di seguire un filone e di accodarci a volte anche a delle illuminazioni che altri hanno avuto prima di noi, in tempi dove magari c'era anche meno inquinamento dal punto di vista delle ispirazioni. Adesso siamo bombardati di cose, quindi certo, rischiamo anche di fare tanta roba che poi non ha senso. Ragazzi, allora io doverosamente devo citare Calvino, perché lo faccio ogni volta. Stefano parlava anche di romanzi classici, e quindi perché leggere i classici di Calvino? Adesso magari ve lo andate a scaricare sul Kindle oppure ve lo comprate in libreria, e questa è una parentesi. Voglio dire che appunto Stefano diceva riprendere il passato, anche perché ci sono, la nostra televisione è ricca di esempi bellissimi del passato, ma soprattutto di maestranze clamorose. Noi abbiamo veramente un patrimonio incredibile che può mettere in scena cose fatte bene, per cui sì, ha ragione, ha molta ragione quando dice le idee benvengano, ma vengano soprattutto i programmi fatti bene, quindi dei modelli fatti bene. Questa è una cosa che dobbiamo tenere presente. A proposito di questo, io voglio andare ad Amici, perché a volte no, c'è un pregiudizio nei confronti dei talent. Poi il nostro pubblico è un pubblico molto, diciamo così, attento e anche un po' schizzinoso. Allora, in realtà fanno bene ad esserlo. È un programma molto longevo, molto ben fatto, questo lo sappiamo, perché la longevità si guadagna anche attraverso appunto il fare molto bene le cose, e tu fai parte anche di quella squadra, Stefano. Che bilancio ci dai quest'anno? Ma guarda, intanto ti dico che secondo me, io che ho vissuto un po' l'evoluzione dei talent e della percezione soprattutto dei talent, Amici è uno dei pochi, forse insieme ad X Factor, che un po' si è liberata di questo pregiudizio, dal momento in cui poi alcuni dei talenti sfornati da questi programmi sono andati avanti dimostrando anche diciamo di valere all'interno di realtà che prescindono dalla televisione. Vero. Quindi questo sicuramente ha Amici ha avuto un ruolo fondamentale all'interno anche della musica italiana degli ultimi anni, e come dicevi, la longevità alla fine si conquista con un grande lavoro. Io quello che dico sempre appunto agli scettici, che ben vengano, perché io dico sempre che il mio sport preferito è far cambiare idea alle persone. Infatti vado più d'accordo con le critiche, perché almeno c'è un dibattito e c'è una sfida, voglio farti cambiare idea, voglio farti capire che non è così.
o sono disposto a cambiare la mia piuttosto, a mettermi in discussione piuttosto che all'assenso. E quindi ti dico, quando parlo con gli scettici che magari danno un primo sguardo superficiale a quello che è un prodotto come amici, li invito a riflettere sul lavoro che c'è dietro e sul fatto di quanto sia difficile essere così trasversali oggi, perché parlare ad una nicchia, diciamo la verità, è un po' più semplice, nel senso che fare televisione, fare musica, fare arte, arti figurative in generale, per pochi non ti dico che è un gioco da ragazzi, ma quasi, perché fare quello che piace solo a te, senza dover assecondare o avere il compito di educare un po' il tuo pubblico, è abbastanza semplice. Quando ti trovi a, facendo un paragone con la cucina, a dover cucinare per tante persone e tenendo conto di tutte le intolleranze, i gusti, le abitudini alimentari di tante persone, come il pubblico di amici, e lì poi c'è il fascino, secondo me, di un'impresa, un programma che dura ormai da 20 anni, che raccoglie una fetta di pubblico enorme, e dall'altro lato c'è anche un movente, se vogliamo, sano, che è quello semplicemente di portare alla luce dei talenti che magari diversamente non avrebbero avuto un'occasione o spazio. Insomma, c'è molto di peggio in giro, mi sento di dire. Senti, Stefano, ma se tuo figlio Santiago ti chiedesse, voglio andare a fare il ballerino o a cantare a un talent, tu cosa gli diresti? Ma guarda, io non ho grandi preoccupazioni rispetto a che cosa, ma al come, nel senso che io sulla mia pelle ho provato a fare diverse cose e ho capito che è il come che fa la differenza. Ti faccio un esempio: ho visto persone partecipare a reality show meno, diciamo, complicati e meno, diciamo, adesso non mi viene un termine, insomma, più superficiali all'apparenza, rispetto ai talent, che poi dopo hanno fatto una grande carriera nel cinema e ci hanno fatto anche dimenticare quasi di quale sia stata lo spunto, l'inizio della loro carriera. Quindi secondo me tutto il come, quello che proverei a dirgli è: cerca di utilizzare questa occasione al meglio delle tue possibilità, cioè arriva pronto il più possibile, perché poi esporsi così tanto alla platea è veramente un'arma a doppio taglio. Quindi c'è il rischio di poi farsi conoscere in un momento in cui non sei pronto, e dopo, per riconquistare la fiducia del pubblico, ci vuole tempo, ed è un lavoro che io ho fatto e che comunque ha richiesto tanta fatica e tanto sacrificio per far sì che le persone non si fermassero all'etichetta che in quel momento il mio lavoro, la mia vita aveva deciso di affibbiarmi, perché comunque poi molte volte ci lamentiamo delle etichette che ci vengono date, però quando poi mi hanno chiesto: ma tu sei stato per tanti anni questo, per tanti anni quest'altro, ma perché? Dico, perché il messaggio che mandavo evidentemente era sbagliato, cioè c'era un problema evidente di comunicazione da parte mia, perché se poi alle persone, a tante persone arriva una sola cosa, è perché evidentemente non ne comunichi altre. Quindi questo proverei a dargli gli strumenti per gestirla al meglio e per far sì che questa esposizione dia poi dei frutti positivi. Beh, Andrea, io direi che Stefano oggi... Spero comunque nell'effetto rebound che a mio figlio faccia schifo tutto quello che faccio. È più grande critico televisivo contro Stefano De Martino, cioè ci sta dicendo questo? No, in realtà ho due speranze. Una è che faccia, non lo so, tipo l'ingegnere aerospaziale, che mi guardi dall'alto in basso e che mi dica: ma tu, non lo so, fai il clown. Vabbè, rispetto a quello che faccio io. E mi inorgoglierebbe tantissimo, mi piacerebbe. Oppure che sposasse la causa, e siccome è uno molto creativo, tant'è che non ti nascondo che soprattutto in questo momento della mia carriera, in cui ho parte della responsabilità della scrittura dei programmi, ci sono molte volte in cui io mi interfaccio con lui, e la cosa che mi affascina è pensare
mio figlio da grande, non lo so, che lavora ad un progetto mio come, non lo so, il capo degli autori, piuttosto che arriva da me e mi dice: sai che ho scritto un programma? Che ne dici? Che ne pensi? Ma Ecco, guarda. averlo nel mio team di lavoro sarebbe il sogno forse di ogni genitore, però molto probabilmente non ne vorrà sapere nulla. Però al No, momento io quando stavo lo dicendo. coinvolgo in quelle piccole cose, però ci si mette. Sì, Io eh. stavo dicendo proprio ad Andrea che parlare con te, Stefano, fa venire in mente una puntata di TV Talk, perché si vede quando adesso tu hai detto faccio ho la responsabilità di parte autorale anche dei programmi, si capisce proprio, cioè, che tu lavori anche al prodotto, si capisce da come parli di televisione. E io che mi occupo, faccio la critica televisiva, per cui devo dirlo, appare molto una puntata di TV Talk, quindi chissà che Santiago effettivamente, perché è molto Forse, vedi, a bello furia di sentirmi parlare, È poi molto bello stare diverso. dietro, Per ragazzi. osmosi, secondo me, ri riceve delle cose, perché io veramente penso di essere, non lo so, forse patologicamente ossessionato dal mio lavoro e quindi, anche se c'è l'estate di mezzo, ma prima di parlare con voi sono stato un'ora al telefono per fare, diciamo, per mettere giù le basi per un programma che poi faremo a settembre, di cui poi vi parlerò. E Allora, insomma, secondo me Ecco buttiamo i l'uomo puntini degli sulle i. spoiler, vai Andre, vai. Il 28 giugno sarà la presentazione delle palizze Stirai, e fin qua ci siamo. Quindi, Esatto. Stefano, qua vengo da te e ti chiedo: per quanto riguarda il prossimo anno, quindi Bastella, Stasera tutto il possibile, eccetera, eccetera, c'è una riconferma? Questo ci C'è puoi una dire? riconferma e sicuramente mi vedrete in Rai, insomma, come negli ultimi anni. E poi c'è questo progetto nuovo di settembre, giusto? Esatto, che poi credo che presenteranno i palinsesti il 28 giugno e quindi poi quando a ridosso della partenza vi racconto un po' di cose, perché è un'altra cosa molto, secondo me, divertente, e siccome è una cosa a cui sto lavorando parecchio, insomma, è un riadattamento di un programma che fanno in un altro paese, quindi un format originale che in realtà va in onda in America. Doverlo rifare in Italia mi permette, insomma, di avere un po' di terreno per riscrivere delle cose, quindi ecco, questa è la parte più divertente di questo mestiere, perché poi io dico che la conduzione è l'ultima cosa, nel senso che poi se le scrivi le cose, poi condurre è anche più semplice. Uno, perché non devi memorizzare cose che hanno scritto gli altri, quindi è tutta farina del tuo sacco e delle persone che lavorano con te. E due, è divertente, insomma, poter inventare, perché poi credo che non ci sia cosa più stimolante, capito, di inventare. C'è una cosa che prima non c'era, adesso c'è una roba, soprattutto le cose più divertenti. Io mi conservo sempre gli audio di WhatsApp, le note che scrivo sul mio telefono, perché poi quando le vai a rivedere è bello vedere il processo, secondo me. Per me è la cosa più interessante. Perché dico: ah, cacchio, questa sigla è partita così, in un viaggio in macchina dove ascoltavo un altro brano, l'ho mandato al maestro, poi ci abbiamo messo sulle parole, poi abbiamo preso quella citazione da lì, ricorda e quindi vedere tutto il processo, secondo me, è la cosa più divertente, riguardarlo è la cosa più divertente. Beh, che Ecco, quindi spoiler meraviglioso, sì, Claudia, eh. infatti dico, ci hai incuriositi. Noi ti aspettiamo quando inizierà, che ci racconterai magari di più, perché magari sei sotto minaccia, non lo sappiamo. Sei in macchina sotto minaccia, che ti dico, non Non spoilerare, posso non lo dire nulla, so. Ecco, però infatti. era solo per collegarmi al fatto di che molte volte mi confronto con mio figlio, per esempio, questo programma, adesso tanto sono tutte cose che vi dico perché so che le posso dire, perché tanto non spoiler niente di importante. Questo programma ha un titolo originale in inglese che in italiano suona difficile perché è molto quasi in uno slang americano. Quindi anche la traduzione letterale, come spesso accade, non è molto significativa. E quindi ho sottoposto a mio figlio, siccome lui parla in inglese perché va alla scuola americana, ho sottoposto a mio figlio una serie di alternative e le abbiamo messe ai voti. E devo dire che lui, insomma, ha le idee sempre molto chiare. Insomma, Ha sì, vinto? ha scelto quello che io pensavo scegliesse. Devo dire,
poi mi piace perché non è di, non è, è diretto, non fa sconti, non fa sconti. Sicuramente questo mi ha detto, va bene, perfetto, allora, complimenti. Lo vedremo nei titoli di coda coautore Santiago, esatto, De Martino. Esatto, esattamente. Se vedete un S De Martino nei titoli, esatto, non sono io. Vabbè, dai, che bellezza, aspettiamo, perché no, direi che è una cosa veramente molto molto bella. Allora Stefano, grazie, noi ti abbiamo rubato mezz'ora, grazie a voi. E io siamo riparto. Tu riparti, noi ti aspettiamo quando vuoi a settembre per parlare di tutte le novità. Andrea, diamo l'appuntamento con... Allora, diamo l'appuntamento, anche se non è ufficiale, ma dovrebbe essere il 30 giugno su Rai 2 in prima serata con Team Sameriz, con Stefano e Andrea De Logu. Buona estate, Stefano. Allora, cantiamo tutti insieme i tormentoni di quest'anno. Buona estate a voi. Io vi accompagno di settimana in settimana con Andrea De Logu e con tutti, insomma, i cantanti italiani, con un po' di musica e un po' di spensieratezza che ce n'è bisogno. Assolutamente, ci saremo. Ciao a tutti, grazie per averci seguito. Ciao Stefano, grazie.